Signori, belle mie, benvenuti in un nuovo episodio di Dead Space Remake. Nell'ultima puntata abbiamo finalmente recuperato il nucleo della Valor, che tra l'altro è esplosa. Siamo scappati in tempo, mezzi vivi e mezzi morti. Abbiamo assistito all'incubo di persone, cazzi, mutanti. E adesso dobbiamo dirigerci verso il ponte sperando che la navetta funzioni e che possiamo abbandonare veramente Stishy. Ma porca puttana, non c'è mai un episodio che posso iniziare con tranquillità. Tra l'altro siamo a corto di proiettili. Però è morto? Meno male che ho recuperato i cosi. C'è da dire però che abbiamo i soldi, quindi se incontriamo uno shop potremmo comprare. Oh, livello 3. Autorizzazione confermata. Dai, dammi qualcosa di utile. Crediti. Munizioni. Sì, le munizioni, ragazzi, vogliono tantissimo. Però ce ne date forse un po' troppo. Cosa devo aspettarmi? Quando fa così ho paura. Significa che c'è qualcosa da sconfiggere. Il gioco ti fa trovare munizioni proprio per poterlo affrontare. Sto registrando tra l'altro tutti questi episodi di fila, raga, perché almeno mi tolgo Dead Space dai coglioni. Non che non mi piace, per carità, è un gioco bellissimo, però ho tanti altri giochi da fare. Devo un pochino velocizzarmi con i video e con le robe da fare. Guarda, raga, ho scoperto il beat. Allora, eccoci qua. Dobbiamo raggiungere la navetta. Dai, che ce ne andiamo da questo posto di merda. Oh, lo shop. Godo. Allora, abbiamo 36.000 crediti e sono tutti crediti trovati completamente a caso. Io acquisterei... ma sai che ti dico, raga? Adesso che abbiamo comunque più slot, potremmo spostarci comunque le altre armi, come il lanciafiamme e quest'altro. No, l'ho venduto. Madonna mia. Il lanciafiamme e l'altra arma. Così se troviamo le munizioni, che ben venga. Porca madonna. Cos'è? Oddio. Mamma mia, quanto li odio voi. Più piccoli sono, più rompono i coglioni, raga. Sempre così. Poi che danno? Sono pure sprecati, ragazzi. Danno i kit medici quelli di merda. Vi immaginate sto gioco farlo veramente a difficile? Alla massima difficoltà, che meno male penso si trovi meno loot e i nemici siano più resistenti. Ma raga, è un incubo questo gioco. Secondo me sì, si gode la difficoltà estrema, ma è vero anche che secondo me è meno piacevole proprio, perché a volte il loot è random, no? E quindi quando voi sperate in delle munizioni vi trovo i crediti, non è che potete farci molto. Oh, terminale. Questa è una cosa buona, perché abbiamo un potenziamento per la lama. Ecco, nuova specialità della lama al plasma, che sarebbe questa qui. Cosa fa? Gli attacchi da mischia possono abbattere i nemici. Ehi. Perfetto, l'ho presa. Gli altri due nodi li metto sempre alla tuta. Aria. Ok, abbiamo più ossigeno possibile in teoria. Bello, ci siamo potenziati alla grande, raga. Oh, pure i colpi ci ha ricaricato, raga. 18 proiettili della lama al plasma. E adesso con questo colpo qua posso... faccio male. Isaac, ti sto perdendo. Qualcosa sul ponte equipaggio interferisce con il segnale. Chissà che cos'è. Se il marchio attivo. Merda. Stazione. Il ponte è isolato, ma la supervisora può girare il blocco. L'ultima posizione nota è la palestra. Quanto ci vorrà per installare il nucleo sulla navetta? Non molto, sempre che nessuno provi a fermarmi. Forza, non possiamo lasciargli il marchio. Va bene, Daniel, non ti preoccupare, ci pensiamo noi. Allora, noi dobbiamo andare... ah, non dobbiamo andare a fare un cazzo. Dobbiamo andare di qui. Oh, voglio provarlo il corpo a corpo di sta roba. Magari ci fa risparmiare munizioni. Secondo me è un potenziamento utile che abbiamo fatto. E in più abbiamo... guarda qui il marchio, raga. Che bastardi. Questi sono proprio malati. Guarda come venerano. Ok, andiamo avanti, vediamo. Dobbiamo andare di qua. Io sono sempre curioso.
spogliatoio e docce. Vedi qua quanto loot c'è. Che giustamente nello spogliatoio trovate munizioni di fucili a impulsi, pacchetto di stasi, munizioni per la pistola. Oh, uno schema. Schema rig tecnico avanzato. Oh, madonna, sono cagato, raga. Che bastardi, però. Comunque una cosa è sicura, raga. Secondo me più vai a tenere, diciamo, delle munizioni, cioè più hai armi appresso, più è possibile che tu trovi munizioni, in effetti, che ti aumenta la possibilità di trovarle. Cos'è? Regole Z-Ball. Usa il modulo di telecinesi per afferrare la palla e tirano degli anelli prima che scada il tempo. Ah sì, ma che cazzo. Oh, ma dietro bonus. Uscita da gravità zero. Esatto, c'era. Ah, e si sbloccano questi armadietti giocando a quel minigioco lì. Vabbè, a me serviva questo. Qua il marchio c'è stato, per forza. Ho la sensazione che non sarà fa. Oh, il tesserino, eccolo qua. Perfetto, possiamo ritornare indietro. Che serviva? Era qua vicino. Madonna mia, che due coglioni, sti cosi ti feriscono a caso. Ok. Porca puttana. Ho fatto. Vabbè. Ok, munizione. Qua è dove eravamo prima, praticamente. Ah, che potevamo entrare, ok. Minchia, un ascensore, piano 1. Ecco, vedi che man mano ci stiamo sbloccando poi quelle che sono le missioni secondarie, raga. Vedete, adesso sono tutte fattibili le missioni. Sono tutte aree dove possiamo accedere. L'ho costruita, non ha funzionato. Non farai più del male a nessuno. Beh, signor Temple, direi che la sua utilità si è esaurita. Alistair! Ancora vivo, signor Clark. E grazie a questo ingrato, la convergenza mi è ancora Alistair, negata. Aspetta! Dimmelo. Voglio sapere, cos'è la convergenza? Lo sa già. Morti o viventi, avvertiamo tutti. Il vero scopo del marchio non vuole riunirsi alle persone che ha perduto. Io? Sì? Allora perché non aiutarmi? Il signor Temple si è rifiutato, ma siamo così vicini. Tutti gli avvenimenti della Ishimura sono solo l'inizio. Se la metti così, tu e il tuo marchio potete andare all'inferno. Peccato. No. No! Maledizione! È una morte lenta nella stasi. Sua morte sarà più rapida. Minchia, di nuovo sto bestione qua. Dove minchia vado? Dove cazzi vado? Sì, ma qua devo. Ok, lo evitiamo stile Matrix. Terra con le munizioni. Aspetta, tu stai lì, buono. Penso devo distruggere sto robo qua fin quando lì mi apro il passaggio. Purtroppo Ciccio
non è molto amichevole, diciamo che ha avuto un passato difficile. Che cazzo è? Ma l'ho già fatto, dici? Sì, sì, l'ho già aperto, godo! Andiamo, 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 andiamo. Vola, vola, vola! Dai, 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 dai! Voce di Chen. Ma è morto. Non ci pensi tu, però. Fuggi dal cacciatore. Tornerà esattamente come prima. Perché sto sentendo delle voci? Come è? Obiettivo aggiornato. Che cazzo c'è scritto? È il marchio. Questo è l'effetto del marchio, raga. Mi sta facendo impazzire, tipo. Obiettivo completato, ma in una lingua a modo suo. Libera la strada verso la navetta. Dai, 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 che ci siamo. Eccoli qui. Vai a cagare. Porca di quella puttana. Ce l'abbiamo qualche kit? Porca miseria, raga. Mamma mia, però che due coglioni. Siamo messi malissimo. Però abbiamo uno shop dove con i crediti che abbiamo, se non ci ha sbloccato nulla di interessante. Minchia. Cioè tutto a livello 5. Vabbè, ma no, 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 sto cazzo che lo compro, raga. Non me ne frega un cazzo. Io mi comprerei ma convengono queste? Comprerei tre cose di questi. 30 colpi e un paio di lame. Giusto così. E un paio di questi. Ok, almeno per colpi siamo messi a posto per i prossimi 20 anni. Dobbiamo andare da questa direzione. Quanto vedo cosa c'è qui. Eccolo qua, i crediti. Il mio nodo. Che due coglioni. Non entra? Godo, dimmi tutto. Niente, dimmi tutto un cazzo. Sintomi. Sintomi che mi sono rotto i coglioni. L'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso. Che tu mi hai scassato il cazzo. Ma guarda queste casse messe lì, tattiche. Può fare qua. Ah, devo. Guarda qua che c'è il bordello. Ma veramente vanno a mettere sto casino qua. Madonna. Abbiamo potenziato la tuta. Abbiamo 100 secondi stavolta. Ok, apriamo tutti questi che ci sono munizioni, roba utile. Ok, miglior modo per farli. Velocemente, pulito e veloce, senza romperci i coglioni. Tutti quei cosi che alla fine ti toglierebbero. Oddio. No, di nuovo lui. Ma tu proprio hai rotto. Non dico il cazzo perché sarebbe troppo riduttivo, però. Da qui il ritorno. No, 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 aspetta un attimo. Perdonami, io devo vedere cosa c'è qua. Il magazzino, magari c'è qualcosa di utile. Ah, ecco dove serve il generatore. Vaffanculo, l'avevo lasciato indietro. Vabbè, però ho fatto bene a recuperarlo, eh. Meno male che siamo andati lì nel magazzino. Ma cazzo, ho preso una mano. Ok, mettiamo il generatore qui e vediamo cosa. Quali angoli di merda apriranno. Andiamo e proseguiamo verso questa magnifica avventura. Madonna. Il casino. E il casino. Ah, siamo ritornati qua indietro. Distruggi il vitticcio negli alloggi. Il vitticcio, che penso che sarà quei cosi gialli che vediamo su queste specie di budella. Devo preoccupare? Ok, centro nodale. Dovrebbe essere, penso, da qualche parte. Mamma mia. Ok, si è bloccata l'ascensore. Ma qua è un casino comunque. Ok,
non vedo altre strade se non di qui, appunto. Oh, ho capito, devo stare il nucleo energetico. Tu non fai un cazzo, non hai mai fatto un cazzo da quando siamo qua su Shimura. Hai solo ordine. No, la quarantena. Ok. Attenzione, il panico. Ho fatto munizioni a caso. Ok, mamma mia, non è che siamo messi benissimo. Meno male che abbiamo comprato i cosi. Meno male veramente che abbiamo comprato le medicine, perché sennò... Ok, andiamo di qui. Qua ci vuole un generatore intanto. Qua... Oddio! Ma vai a cagare. Guarda come li allontano tanto adesso. E vaffanculo, guarda bimbo Nutella di merda. Porca puttana. Ma perché cazzo non entra di colpi? Ma guarda che bug. Aspetta, però qui c'era ancora qualcosa da prendere lì dentro. A notare che c'è ancora il bimbo sudato. Ancora vivo, non è che dice è morto. No, no. Medico, ci fa comodo. Altro kit medico. Veloce, 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 veloce. Tu hai rotto, no? Il cazzo. Di più. Mamma mia, raga, gli ho tirato una borsa e si è stunnato. Non devi prendere. Vabbè, va bene comunque. Cioè, ho tirato il generatore a caso. No. Ma dai, li sto tirando di tutto. Basta, prendimi il generatore. Beh, veloce, devi all'energia. Madonna. Signorina, lei sta bene? Ah, ok, vabbè, questa era già aperta. Pensavo di averla aperta adesso. Invece no, era già aperta. E noi dobbiamo andare di qui, penso. Mamma mia, quelli lì, raga. Non si può capire l'odio per quelli. Oddio! Amici miei, un audiolog. Questo ciò che speravate quando avete donato le vostre vite alla chiesa. Questo massacro vi sembra trascendenza. Non so cosa ci sia dopo la morte, non lo so più, ma so che le nostre vite sono più di semplice carburante per la convergenza. Se collaboriamo possiamo sconfiggere questo male. Non è troppo tardi. Per favore. Ma vai a cagare. Allora, la munizione. Ma aspettate una roba, raga. Ma se cambiamo un pochino armi, perché tipo del fucile a impulsi abbiamo poche munizioni. Potremmo equipaggiare il lanciafiamme a sto giro che abbiamo tanti colpi. Questo è l'alloggio del capitano Metius. Guarda qui il marchio. Crediti. Testo. Capitano Medius da mittente non identificato, vedete? Ispeziona alveare. Cos'è? È bloccata da queste casse. Un testo. Primo ufficiale, quei maledetti dell'unitologi controllano la nave. Finora so che sono Capitano Medius, ufficiale scientifico. Ok. Guarda quante gente, luogotenente. Così tanti ufficiali anziani che sono per caso parte del marchio. Certo, qua i più grandi facevano parte di tutta sta roba, erano tutti coinvolti. Bastardi, guarda qua. Cioè qua siamo nei piani alti, raga, e sono tutti a favore di questo marchio. Cioè praticamente è una cosa contro l'umanità. Qua hanno... di sicurezza. Eh no, qua non ce la facciamo, ci vuole il tesserino quello più potente. Lì è chiuso. Andiamo qua. Cos'è? Oh. Tesserino per quella zona, che culo.
Ok. Abbiamo fatto un muro di fuoco. Che culo. Meno male mi sono messo il lanciafiamme, raga, che per le alette di pollo questa qui ti fa arrostute. Attenzione, brucia, vai via, demonio. Ma che qua c'erano altri pezzi. Ecco, queste cose qui tranciano malissimo. Ho mirato la testa. Oddio. Madonna mia. Vaffanculo. Ok. Anzi, non ce la stiamo passando male. Diciamo, stiamo usando le risorse giuste. Potremmo fare sicuramente di meglio, però. Poi abbiamo tutti i kit piccoli. Mai una volta ti fa trovare il kit grande. Bene, ragazzuoli, abbiamo lottato per bene. Abbiamo aperto tutte le porte. Insomma, controllato tutto. Direi di andare avanti a sto punto. E in teoria dovremmo poter accedere adesso alla navetta senza troppi problemi, mi auguro. Guarda il marchio. Mamma mia, il bordello qua. Raga, qua si va cazzuti. Salve, sono il dottor Terrenskine. Abbiamo parlato sulla banda. Se sei reale, fammi entrare. Devo distruggere quella massa alle tue spalle. Non ancora, ma se fuggirete con quella navetta ci ucciderete. Quando hanno tolto il marchio, a Aegis 7 si è svegliata la creatura nel nucleo del pianeta. Ma che cazzo? Sei la mamma del Leviatano? Che diavolo è? Mercer la chiama unicamente. Un organismo centrale di controllo telepatico dei necromorfi. Se ce ne andiamo mentre l'unicamente è attiva. Beh, hai visto la Valor? Se un solo necromorfo fugge, l'umanità è finita. Ma il marchio... Amelia lo sapeva. Ha detto che avrebbe fatto riassopire la bestia. Ok, quindi se riportiamo il marchio su Aegis 7, metterà fine all'epidemia. Esatto. Ma ci serve la navetta per riportarlo sul pianeta. Tu hai un nucleo centrale. E io posso farti passare. Che ne dici? Se farà finire tutto, ok. Ottimo. Posso distrarre Mercer, ma non per molto. Porta subito il marchio alla sala navetta. Qualcosa mi dice che la prendiamo mai in culo su sta cosa. Mi ha aiutato a rimediare ai miei errori. Ma vai a cagare, va. Ma qua è un bordello. Hai combinato. Sono morte miliardi di persone per colpa tua. Ma certo, lui se ne va, ragazzi. Se no, gli rompiamo il culo. Ok, munizione. Altre munizioni. Ok. Recupera il marchio. Lui se n'è andato di qua. Qua c'è il terminale. E noi qualche nodo ce l'abbiamo. Magari ora ce lo mettiamo. Ce lo mettiamo sempre sulla tuta. Così ci potenziamo. Il fucile a impulsi, che non è male. Possiamo aumentare qua. Qua è solo capacità. Ma che cazzo me ne faccio di tutta questa capacità? Ma qual è la sua specialità? Ah, la cadenza. Che manco in. Interessa più di tanto. No, vabbè, vado di tutta, raga. E aumento la vita. La portata presa con telecinesi. E la vita. Picchia, raga, io sto registrando tipo da non so quante ore. Voglio terminare questo episodio al più presto, che mi riposo un po' gli occhi. E quindi dobbiamo trasportare sto marchio. Ma come cazzo lo trasporto io, marchio? Lo prendo in braccio. Quarantena attivata. Vaffanculo. Questi armadietti qua non li avevo mica visti. Allora, buongiorno Dio. Oddio, ma che bordello. Ok, ho fatto esplodere quello in mezzo. Ok. Ok. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Mamma mia, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta.
Non ci credo che ce l'ho fatta. Ci rimangono 69 colpi. Che bel numero. Ok, ora spiegami come stracazzo prendo il marchio io. Ah, capisco. Adesso è tutto più chiaro. Ok, finalmente posso passare da qua, quindi. Mercer è vicino. Mamma mia, sto Mercer quando mi sta sui coglioni. Ma quando devo ucciderlo questo? Tra l'altro sto trovando molte munizioni, che è un bene, ma allo stesso tempo un male, perché significa che tra poco ci sarà qualcosa per cui bestemmiare. Ok, raggiungi. Ok, questa è la navetta. Ok, io devo mettere il nucleo energetico. Dove lo installo sto nucleo energetico? Ah, qui? Nucleo energetico sostituito. Prova di accensione motori della navetta per completare l'installazione. Ok, dove li provo? Qui? Crediti, munizioni, facciamo il test. Prova di accensione in corso. No, madonna. Come uccidi il cacciatore? Come cazzo lo uccido? Madonna mia, il panico. Attenzione, spara le gambe. Oddio, come cazzo l'ho preso questo? Minchia, dai. Allora, se devo uccidere il cacciatore significa che è comunque possibile farlo. Il problema è capire come. Che cazzo devo fare? Maria ragazzi, ho capito cosa devo fare. Il problema. Oddio! Minchia, se l'ho affrettato male questo qui, raga, in tempo. Allora, raga, il piano è lasciare praticamente lui qui. E poi io entro lì nella stanza e testo i motori. Il problema è che non è facile. Perché intanto devo bloccarlo qui. Poi gli devo lanciare il coso qua. Gli ritiro una stasi. E adesso devo essere velocissimo, raga. Troppo veloce. Faccio il test del motore. Non ci credo. Non ci credo, raga. Che culo. Finalmente, raga. Questo mi stava troppo sui coglioni. Una volta che viene devi fare le cose di fretta. Devi schivare sia i nemici. Ancora. No. Porca puttana. Guarda dov'è! Bastardo! Prendilo! Venga la convergenza! Prendici uno! No! Mi era stato promesso! È malato! Sì, ma io? Che cazzo mi sta portando, buon uomo? Mi lasci? Dio, raga. Oh, che cazzo. Spara, spara, spara. E spara. Non vedi che non vedo un cazzo? Boh. Quel che è. Madonna. Ah, Dio. Mi riceve? Signor Clark. Signor Clark, risponda. Fa culo questa nave. Sei vivo, lode ad Alp. Affanculo anche Alp. Affanculo anche Alp. Sulle mura suonano tutti gli allarmi. C'è un danno critico ai sistemi interni. Il marchio ha praticamente appena sventrato la nave. Cain, porta la navetta all'hangar. Io cerco il marchio. Certo, Amelia, subito. Chi? Il dottor Cain? Ma ha ucciso il capitano. Non si deve avvicinare al marchio. Dice che riportarlo sul pianeta è l'unico modo per finirla. Proviamo. Vado alla stiva. Contatta Rick di Nicole e dille dove andare. Ci penso io. Grazie. Appena prendo il marchio, ce ne andiamo tutti da qui. Dai, Daniel, sii un po' convinta di quello che ti dico. Mamma mia. Capitolo completato. Ok, ragazzuoli.
Noi per questo episodio ci salutiamo qui, dobbiamo raggiungere adesso la stiva. Mamma mia, la storia si fa sempre più intrigante. Io vorrei semplicemente trovare un punto dove salvare. Signori, noi per questo episodio quindi ci salutiamo qua. Nel prossimo episodio cercheremo di raggiungere la stiva e vediamo se riusciamo a portare il marchio sul pianeta in modo da, in questo modo, fermare tutto questo. Il problema è che noi ci salveremo da tutto questo o la prenderemo nel buchino sacro. Ah, tra l'altro qua una stanza di livello 3. La di loot. Minchia, ma devi scassare i coglioni finché ne hai le forze. Oddio. Va bene, signori, ci salutiamo al prossimo episodio qui con Dead Space Remake.